La società Lattanzio Costruzioni, rappresentata oggi dal suo titolare Antonio Giorgio Lattanzio, è la prosecuzione naturale dell'impresa edile individuale che nasce negli anni 70 dall'originario fondatore Giovanni Lattanzio. Dalla fondazione ad oggi, con attitudine, costante impegno e passione, l'azienda raggiunge una preziosa e maturata esperienza nella costruzione di immobili residenziali. Mediante il lavoro integrato con operatori commerciali e progettisti, si studiano le migliori soluzioni abitative per la costruzione di spazi funzionali. All'interno di volumi dall'architettura ricercata si progettano costruzioni moderne e belle da guardare. Le tecnologie costruttive sono innovative. Particolare attenzione è riservata all'utilizzo di quanto tecniche e tecnologie mettono a disposizione riguardo alla delicata materia dell'abbattimento dei consumi energetici, ambienti luminosi e all'insegna del benessere, costruzioni realizzate da maestranze scelte e corredate dall'utilizzo dei migliori materiali sul mercato. La costante presenza in cantiere dei propri tecnici e dello stesso amministratore, Antonio Giorgio Lattanzio, non lascia scampo alla definizione ad arte di ogni particolare costruttivo. E particolare attenzione viene riservata alla scelta dei siti dove costruire i propri immobili, in posizioni strategicamente comode e ben servite nelle aree metropolitane di Pescara e Chieti. Da sola o in collaborazione con società ad essa collegata, ad oggi può vantare la realizzazione di oltre 800 immobili tra residenziali e commerciali. Al centro dell'obiettivo l'azienda mette la soddisfazione del proprio cliente, rispondendo puntualmente alle necessità dello stesso, accompagnandolo nelle sue scelte durante la realizzazione degli immobili e garantendo un servizio che continua anche post vendita. La convinzione dell'azienda costruttrice e che per abitare bene è necessario costruire bene, rendendo gli immobili costruiti un investimento valido e sicuro nel tempo, così come ci spiega il titolare Antonio Giorgio Lattanzio, che abbiamo intervistato nella sede dell'impresa in via Villetta Barrea al Civico 8 a Pescara. Cosa significa coltivare il rapporto con il territorio nell'area metropolitana di Pescara, dove operate ormai da molti anni? Coltivare il rapporto nell'area metropolitana di Pescara significa, ritengo, migliorarsi, perché a fronte di una presenza costante in un luogo specifico del nostro territorio riusciamo ad avvalerci dei migliori tecnici, progettisti, parlo di loro in quanto parliamo di attività immobiliari. Riusciamo ad avvalerci dei migliori fornitori e delle migliori manovalanze. Tutto ciò è possibile perché, avendo lavorato tanti anni sullo stesso territorio, abbiamo avuto, io come altri come me, la possibilità di individuare quali sono le figure migliori per avere poi il migliore risultato finale. Inoltre, stando sul territorio, riusciamo a percepire quali sono le esigenze di chi in qualche modo deve acquistare un immobile e pertanto riusciamo a costruire immobili specifici, adatti, idonei e a soddisfare il mercato. Quali sono i numeri della vostra azienda? La mia azienda nasce dal fondatore Giovanni, mio padre, nel 1970, era un'azienda costituita prevalentemente a struttura classica con dipendenti a carico. Con il mio ingresso ho voluto ristrutturare un po' il sistema, in considerazione del fatto che oggi rispetto a ieri la tecnologia avanza in tutti gli ambiti, dalle strutture in cemento armato alle murature e ancora di più nelle tecnologie. Ho pensato necessario avvalersi di specializzati per ogni settore e per tale ragione è stato tolto l'apparato interno manovalanza che faceva un po' di tutto, affidandomi a aziende specializzate per ogni settore. Il tutto questo per avere alla fine un prodotto sempre più performante e migliorativo. In termini numerici, questa società, con tutte le varie forme che si sono succedute prima e anche con la partecipazione di altri partner, può vantare della realizzazione di circa 800 alloggi,
tutti residenziali, quindi tutte unità abitative. Attualmente sono in corso di definizione, di completamento, un fabbricato in Chieti, via dei Vestini, fronte ospedale, per 42 unità abitative, ed un fabbricato in via Arapietra per 7 unità abitative. Previsione dei lavori gennaio-febbraio del prossimo anno. In cantiere abbiamo invece tre fabbricati nuovi da edificare. Parliamo di posti più centrali, posti della Pescara Centro, quindi via Le Marconi, via Corso Vittorio Emanuele, ed un complesso residenziale in Monte Silvano Colle, via Gran Paradiso, la zona delle ville per intenderci. Quali certificazioni avete ottenuto e cosa rappresenta possedere questi requisiti nel settore edilizio? Dobbiamo fare un distinguo nel settore edilizio. Sicuramente coloro che partecipano a gare pubbliche hanno bisogno di una discreta quantità di certificazioni. Nell'ambito immobiliare non è esattamente così, piuttosto noi che rappresentiamo coloro che mettono insieme le imprese, magari andiamo a cercare le imprese che hanno certificazioni per poi poter arrivare ad ottenere sempre un prodotto migliore e garantito. Di contro posso aggiungere che si discute in ANCE della necessità di organizzare un album, un registro laddove gli immobiliaristi possano partecipare per poi appunto esercitare la loro professione. Purtroppo questa mancanza genera inevitabilmente, ogni volta che il settore edilizio ritorna in auge, essendo la nostra attività vista come un'attività altamente speculativa, ogni qualvolta, come è successo in passato, accade che figure estranee all'attività edilizia si mettono insieme a mezzo di un raggruppamento di capitali, costituiscono una piccola società, una società di scopo, realizzano il fabbricato, vendono e chiudono la società. Questo ritengo, a parer mio, un problema grave, almeno per me e per quelli che fanno questa attività come attività primaria, che esercitiamo questa attività da sempre, ci ritroviamo ogni qualvolta ad essere in concorrenza con società che non hanno niente a che vedere con il settore. Oltretutto garantiamo noi, al di là delle classiche garanzie decennali, avendo società in piedi per 20, 30, 40 anni o anche più, riusciamo a garantire un'assistenza al cliente anche oltre dopo i 10 anni. Quali tecniche e materiali innovativi avete e state utilizzando? Bisogna dire che sempre nella logica del costruire bene, la normativa minima già ti impone delle tecniche minime che sono di uno standard elevato. Un fabbricato costruito oggi rispetto ad un fabbricato costruito 10 anni fa, forse anche meno, assume delle caratteristiche tecniche e tecnologiche che sono molto più performanti, molto più all'avanguardia. Oggi nella costruzione c'è tanta sensibilità al consumo, al green, all'abbattimento quindi energetico, all'abbattimento dei consumi. Montiamo impianti di riscaldamento a pavimento con acqua a bassa temperatura, sempre per la gestione dei consumi. Nei miei fabbricati, per esempio in quello di Chieti, oltre quanto detto, ho fatto installare dei sensori di presenza laddove appunto, essendo il fabbricato dotato di un impianto radiante a pavimento che non consuma, in collaborazione con un impianto fotovoltaico che prende l'energia dal sole, oltretutto quanto questo, ho fatto installare un sensore di presenza che, per quanto tutto perfettamente efficiente, questo sensore di presenza fa accendere e spegnere l'impianto se l'utilizzatore è dentro o fuori casa. Poi ancora a livello di tecnologia possiamo parlare di domotica, tecnica che usata bene
permette di mantenere i consumi in maniera ottimale. Per i nuovi fabbricati invece ancora implementiamo il tutto montando dei sistemi di ventilazione meccanica controllata che consentono di poter cambiare l'aria all'interno di casa a mezzo di questi strumenti che appunto creano una circolazione di aria tra dentro e fuori con il recupero del calore dell'aria che viene dall'interno emessa verso l'esterno. Il tutto questo a vantaggio sempre del abbattimento dei consumi, perché naturalmente è facile pensare che una finestra aperta d'inverno porta freddo dentro. Se noi riusciamo a tenere la finestra chiusa e riusciamo anche a gestire il ricambio dell'aria a mezzo di questi strumenti, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di abbattimento ulteriore dei consumi. Lattanzio Costruzioni è un'azienda proiettata sempre verso il futuro, ma quale futuro attende il settore delle costruzioni? Attualmente con l'incremento dei prezzi che abbiamo avuto a seguito del super bonus siamo in qualche modo, anche per rendere normale una operazione immobiliare, siamo in qualche modo obbligati a vendere i nostri prodotti finiti ad un prezzo più alto rispetto a prima del super bonus. Parliamo di un incremento di prezzi che va dal 30 al 40%, è una cifra considerevole. Tutto questo incremento inevitabilmente è stato ricaricato sul costo di acquisto. Facendo ciò, inevitabilmente dobbiamo andare alla ricerca di siti, di posti laddove il cliente finale è propenso a spendere una determinata somma per l'acquisto di un appartamento. Il cliente che è determinato a spendere una certa somma vuole anche, oltre un buon posto, anche un buon prodotto, e quindi ci ritroviamo ad oggi, affinché le attività immobiliari possano funzionare, a scegliere inevitabilmente soltanto posti centrali, buoni. Faccio esempio Pescara, per dire Pescara perché io lavoro qui, è un mercato buono dove si può pensare di costruire per far girare un'operazione normale. Possiamo parlare di un quadrante che va dallo stadio, quindi via Pepe, via Piazza Duca, via Cavour, quelle zone lì in Pescara Nord, dal mare alla ferrovia. Tutto ciò che è fuori diventa difficile da collocare da un punto di vista commerciale. Questo fenomeno si porta dietro un problema, se vogliamo, ancora più consistente, perché non potendo realizzare dei prodotti da poter commercializzare a prezzi calmierati, viene da sé che la famiglia media, faccio esempio, due stipendi, due figli a carico, come faceva 20 anni fa, che accingeva a mezzo dell'aiuto di un piccolo mutuo all'acquisto dell'appartamento, oggi a queste condizioni diventa veramente difficile.